Ritornano forti le motivazioni che hanno spinto i Sussex a lasciare i doveri di corte ed emigrare negli USA. Meghan distrutta per un affronto. La storia di Meghan Markle e del principe Harry ha sempre suscitato grande interesse e discussione, ma gli eventi che hanno seguito la loro decisione di abbandonare i doveri reali hanno elevato la tensione a livelli senza precedenti. In un contesto dove l'armonia familiare è di primaria importanza, la duchessa di Sussex ha percepito un affronto così insopportabile da scatenare un assalto implacabile contro la casa di Windsor. Secondo quanto rivelato recentemente dal noto autore reale Robert Jobson, famoso in questi giorni per l'uscita del suo libro sulla moglie del principe William, Catherine, la principessa del Galles. Meghan Markle, la ribellione contro la famiglia reale che ha scosso il mondo. L'annuncio dei Sussex del ritiro dalla vita reale ha lasciato il Regno Unito e il mondo intero sbigottiti. Meghan e Harry, che erano stati accolti con entusiasmo dal pubblico durante i loro impegni ufficiali, sembravano destinati a portare una ventata di freschezza nella monarchia britannica. I loro tour all'estero erano stati un successo travolgente e la coppia aveva guadagnato l'affetto di milioni di persone. Peccato che dietro le quinte, la situazione era ben diversa e il loro rapporto con la famiglia reale si stava deteriorando. Dopo essersi trasferiti in California per iniziare una nuova vita lontano dalle pressioni della corte, la rottura con la monarchia si è fatta definitiva. Ma è stato solo con la famigerata intervista di Oprah Winfrey che il mondo ha conosciuto la loro versione dei fatti. Durante l'esplosiva intervista, Meghan ha rivelato dettagli che hanno scioccato e indignato l'opinione pubblica. Tra le rivelazioni più sconvolgenti, la duchessa ha dichiarato che all'interno della famiglia reale vi erano state preoccupazioni e conversazioni su quanto scura potesse essere la pelle di Archie prima della sua nascita. Inoltre, Meghan ha confessato di aver attraversato momenti di estrema sofferenza mentale, arrivando a contemplare il suicidio e di aver trovato un muro di indifferenza quando ha cercato aiuto. Secondo Jobson, l'affronto percepito da Meghan è stato il punto di non ritorno. La sua sensazione di essere stata accolta con freddezza e ostilità dalla famiglia reale l'ha portata a non fare prigionieri quando ha avuto l'opportunità di raccontare la sua versione della storia. Il racconto di Meghan è stato descritto dall'autore come un vero e proprio assalto implacabile contro quella che lei percepiva come una famiglia ostile e insensibile. Anche il principe Harry non ha esitato a esprimere il suo dolore durante l'intervista, ammettendo di essersi sentito deluso da suo padre, il principe Carlo. Harry ha spiegato come si sia sentito abbandonato in un momento di estrema difficoltà, nonostante Carlo avesse vissuto esperienze simili in passato. Tuttavia, Harry ha sottolineato che, nonostante tutto, continuerà a cercare di sanare il rapporto con suo padre, riconoscendo il profondo dolore che ha segnato questa frattura familiare.